La sorellina di Betty e Jenny ama molto le favole. Non riesce più a separare la realtà dalla finzione. E le sue sorelle maggiori pensano che sia divertente. Le principesse delle fiabe meritano rispetto. Melanie ha appena ottenuto magicamente dei superpoteri. Vuoi teletrasportarti in una favola? Jenny è già lì. Betty si concentra, ma non è sufficiente. Questo è il territorio di Melanie. Benvenuti nella favola! Inizieremo costruendo delle stanze segrete nel nostro letto al castello. Le ragazze speravano di incontrare un principe non di fare lavori di costruzione. Jenny sta cantando, ma non è molto brava. Tuttavia, sembra un lavoro di costruzione. Le sorelle avevano un pappagallo domestico che non stava mai zitto se non lo si copriva con una coperta. Forse funzionerà con Jenny? Oppure dovremmo chiuderle la bocca con del nastro adesivo. Ora ha la stoffa per fare un baldacchino. Il suo orribile canto è stato utile. È bellissimo, molto bello. Melanie sta entrando davvero nel personaggio. Vuole che il suo arredamento sia gelido. Sarebbe più facile comprare un condizionatore, ma l'economia del regno è in crisi. Si scopre che il ghiaccio può sciogliersi. Piangere non servirà a nulla. Perché non provi a risolvere il problema? Oh, documenti del mutuo di papà, ma a chi servono? Alla banca non interessa, giusto? Riportiamola indietro. Oh, un pesce! Datemi una rete e un'esca. Un pesce moderno come il New York Times. Tommy, il postino è qui. Oh, latte di unicorno fresco. Fa un'ottima cioccolata calda. Speriamo che sia un vero affare. Betty è intollerante al lattosio. Non può bere il latte. Tommy ha delle perle per lei. Le ha comprate su Amazon al prezzo di $999 e le userà per decorare il suo letto. Sarebbe stato meglio metterle in bagno, ma non importa. Ora la stanza sembra un oceano. Questo specchio è la versione fiabesca di Instagram. Preparatevi a ricevere like e commenti. Oh, sono come le Kardashian, forse ancora meglio. Non scuotere lo specchio, potrebbe rompersi. Ops! Ancora meglio. Instagram si è rotto. Ora sta a voi decidere chi è la più bella. Commentate qui sotto. Continuiamo. Jenny dipingerà la sua parete. Non ha letto la sua favola. Dovrebbe stare lontana dalle mele, dalle streghe e dai sette nani. Inoltre, non dovrebbe fare lunghi sonnellini. Altrimenti qualche verme cercherà di baciarla e le sue sorelle cercheranno di rubare le sue cose. Jenny non si farà baciare tanto presto. Puzzerà di uova marce e di pesce fritto. Melanie ha perso l'appetito. Bisogna rinfrescarsi. Ehi, calmati! Le sorelle vogliono preparare un frullato da favola. Stanno cercando di parlare. Riesci a sentirle con il frullatore? Melanie ci è cascata di nuovo. È davvero ingenua. Le sue sorelle hanno dimenticato che ora ha un superpotere. Perché non risolve il problema del cambiamento climatico, allora? Congelare un frullato non è poi così male. Non possiamo berlo, ma possiamo leccarlo. Grazie per il ghiacciolo. Jenny ha freddo e non ha niente a che fare con il ghiacciolo. Il freddo viene dal basso. Oh, è a causa del russare artico di Melanie. Meglio buttarla fuori. Jenny si avvolge in una coperta e inizia a escogitare un piano. Oh, che succede? Betty sta cercando di chiamare i marinai locali con il suo canto. Vorrei essere in fondo al mare per non dover sentire tutto questo. Jenny ha perso i suoi nani in una vasca di palline, così li ha sostituiti con delle versioni di carta. Almeno questi sono silenziosi e ora può provare a dormire. Perché ce ne sono solo sei? Betty continua a lavorare al servizio clienti anche nella favola. Deve pagare il college in qualche modo. Melanie non chiama la sua cotta da una vita e le manca. Vuole sentire la sua voce. Ops, che è successo? Gli ha mandato per sbaglio un messaggio su FaceTime. Oh, sua sorella le ha fatto un altro scherzo. Dovrebbe chiamarlo al telefono. Ma il suo conto è stato bloccato perché non paga le bollette. Le manca. La gente la paragona già a Fiona. È ridicolo. È una principessa di ghiaccio ed ecco un simbolo che rappresenta il suo cuore congelato. Oh, Shrek le ha mandato un messaggio. Volevo dire la sua cotta, scusa. Grazie al cielo ha risposto. Il suo cuore si sta sciogliendo. Melanie ha preparato una torta per cena. È deliziosa, ma Jenny ricorda qualcosa. Giusto, mele avvelenate. Perché
perché mai dovresti accettare del cibo da uno sconosciuto nel bosco? Chiamate il dottore! Ops! Si sono addormentate! Betty ha indossato tanti gioielli e la stanno appesantendo. Speriamo non si impigli in qualcosa. Questo pescatore pensa davvero che ci cascherà. Betty merita di meglio. Questo è il caso di dirlo. Questa è proprio la testiera che ha ordinato da Ikea. Oh, questo pescatore è fastidioso. Ops, un pirata. Betty ha confuso le scarpe di Melanie con le sue. Che imbarazzo. Oh, una moneta? Grazie. Sembra ricco. No, non potrai ballare con lui. Lo stupido specchio si sta rompendo di nuovo. Gianni scriverà commenti positivi per se stessa da account falsi. Sui social media è tutto lecito. Cos'è questa storia? Gianni non è una sirena. Non è giusto! Betty ha rovinato tutto di nuovo. Oh, sta iniziando uno show che le sorelle amano molto. In questa stagione il principe azzurro è alla ricerca della sua anima gemella. Da quando ha mangiato una mosca, nessuna vuole baciarlo, però non c'è da stupirsi che sia single. Quale ragazza sceglierà? Congratulazioni, Jenny, bacialo! È così disgustoso! Oh mio Dio, è davvero un capone e le manda messaggi ininterrottamente! È così fastidioso! Betty ha preso un volante da una nave affondata, ma non può guidare! Potrebbe essere fermata per questo. Non avrebbe dovuto derubare l'olandese volante. Farebbe meglio a rifare l'esame di guida prima di provare a navigare di nuovo. Betty è una causa persa. Non ha intenzione di ascoltare le sue sorelle minori. No, le ragazze sono sempre più affamate e arrabbiate, o più affamate. Nel frigorifero ci sono solo gelato e carote. Possiamo fare un pupazzo di neve e mangiarlo. No, mangiamo questi ingredienti separatamente. Dov'è la grattugia? Abbiamo un problema di fantasmi? Dov'è finito il cibo? Le ragazze si danno la colpa a vicenda. Deve essere coinvolto qualcun altro. Ma chi? Melanie ha rubato la mia idea del pupazzo di neve. Dai, dalle una lezione. Non si dovrebbe prendere il cibo degli altri. E se invece accendessimo il riscaldamento? Il pupazzo di neve è scappato proprio come il suo ragazzo. Non rubare il nostro cibo. Almeno ha ancora una carota. Ma la sorella maggiore ne ha più bisogno. Ci sono frecce che volano dappertutto. È un messaggio per Betty. Emoji del cuore, emoji del mare, emoji del faro. È carino! Emoji del bacio! Mandare messaggi agli sconosciuti è pericoloso. Non sai mai chi sarà davvero quel principe. Gianni è stanca di tutto questo. Prova a mandare un messaggio usando il telefono. È più veloce e sicuro. Che stai facendo, Betty? È una follia! Le stanze sono pronte e le sorelle vogliono vedere qual è la migliore. Ognuna è sicura che la sua sarà la migliore. Melanie sta minacciando. Ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Commentate qui sotto e diteci qual è la stanza che vi piace di più. E ora vediamo come se la cava la quarta sorella. Benvenuti alla nostra colazione da favola. La principessa mamma non cucina. Molly dovrà prepararsi il pasto da sola, ma cucinare non è molto regale. Ora può conoscere anche il padre, il papà dal cuore freddo che ama il cibo ghiacciato e Molly. Ecco il dessert. È ghiaccio, ma l'acqua ghiacciata fa molto bene. Prendine quanta ne vuoi. Il cibo è davvero all'altezza della favola. Molly si sta preparando per una passeggiata magica. La mamma vuole che indossi una sciarpa, ma Molly dice di no. Grande errore. Qui viviamo secondo le regole delle favole. Neve a giugno? Sì, hai dimenticato che vivi in Alaska? Nella scuola delle favole ci sono sempre molti compiti. Molly ha malapena il tempo di andare all'avventura, quindi abbandonerà la scuola e cercherà fortuna. Ma la sua fortuna è fare i compiti. Sua madre ha bloccato tutte le porte e i sogni di Molly sono congelati insieme alle porte. Ma chi li fa i compiti in una favola? Beh, forse se li finisce le porte si apriranno. Non funziona! Una mazza da baseball invece sì. Ehi Molly, fai attenzione! La testa della mamma non è una palla.
to see you. Le porte si aprivano dall'altra parte. Non c'era nessuna magia. Lavati le mani con molta attenzione. Se giri troppo il rubinetto, l'acqua diventa lava. Il respiro gelido della mamma ha salvato le mani di Molly. Ora però non sente più le dita. Grazie, mamma. Anche le principesse devono pulire la casa. Attenta a quella lampada. Troppo tardi. Ha svegliato il genio che è rimasto intrappolato in questa lampada per secoli. Molly non si aspettava visite. È spaventata. Ma sua madre le ha insegnato alcune tecniche di arti marziali. Il genio non era mai stato accolto in questo modo. Beh, c'è sempre una prima volta. Se solo Molly studiasse la matematica con lo stesso impegno con cui studia l'autodifesa. È imbarazzante. Ora il genio non vorrà più uscire dalla lampada. Molly, fai attenzione! Oh, ha rovesciato tutto sul tappeto magico. E adesso che farà? Oh no, non questo! Questa è una soluzione strana. Colpire lo sporco dal tappeto. La mamma deve andare al lavoro. Il tappeto magico però non parte. Che c'è che non va? Forse ha finito il carburante? Molly chiede alla mamma di comprarle uno skateboard. È troppo pericoloso! La mamma ha un'idea migliore. Il compagno di classe di Molly ride del suo tappeto. Lo skateboard è bello, ma un tappeto volante è molto meglio. Prova a farlo con lo skateboard. Ehi, stai volando! Questo sarà un regalo da favola. Cosa c'è dentro? Pattini a rotelle! Solo uno? Dov'è il secondo? Questa favola ha sempre dei problemi con le scarpe. Grazie mille, Cenerentola. La mamma sta preparando la cena. Molly vorrebbe aiutarla. Il tuo pasto è servito. Crema di zucca. Ha un sapore magico. Alla mamma piace. E Molly è fiera di sé. Un attimo. Che zucca hai usato? Era una carrozza, non era una zucca. Con cosa andremo in giro adesso, eh? E non abbiamo nemmeno finito di pagarla. Il principe sta controllando tutte le donne del regno per trovare la sua anima gemella. E Molly ha una possibilità. La scarpa le calza a pennello. Ha trovato la sua principessa. Ora la mamma ha una concorrente. Balla fino allo sfinimento, ma devi essere a casa a mezzanotte o la mamma ti punirà. Devi fare in fretta. Oh, ce l'ho fatta per un pelo. Ma la mamma è ancora arrabbiata perché sua figlia è andata al ballo e lei no. E ha ballato così tanto da perdere una scarpa. Molly ha fame e la cena è quasi pronta. Sua madre è sempre molto impegnata, ma Molly le dà una mano. Ed ecco l'insalata. Mamma, guarda! Oh, le principesse delle favole non sono mai felici. Dovrà rimettere tutto quanto a posto. Queste verdure servono per fare un filtro d'amore. Anche nelle favole ci sono i videogiochi e le faccende domestiche. Sua madre si comporta come una matrigna cattiva. Ma Molly dovrà proprio pulire. Voleva essere la principessa, ma ora sembra più una serva. Le favole possono essere estenuanti. Ok, spuntiamo questo dalla lista. Solo altre 213 cose. Pensavi che questa fosse una favola? Non hai ancora visto nulla. Vediamo che cos'altro si è inventata la mamma. Finalmente una favola in cui Molly mangia a sazietà. Dopo una cena così gustosa, ha intenzione di lavare i piatti. Ma ce ne sono così tanti! Come se ci fosse stato un intero banchetto. Da dove vengono questi 7 piatti? Ah, ho capito, i 7 nani. Niente cibo spazzatura nelle favole. Qui c'è un sacco di roba poco salutare e molti pericoli. Meglio un hamburger che una mela avvelenata. Ok, iniziamo con questo. È pazzesco! Molly adora giocare con il suo iPad. È così divertente. Purtroppo in questa storia tutte le mele sono pericolose. E la mamma sta dando di matto. Oh, che peccato. E
ed ecco che la mela diventa un bel sole. La mamma canta agli uccelli ogni mattina. Loro lo adorano, o almeno lei pensa. In realtà i poveri uccelli continuano a buttarsi dagli alberi invece di dirle cosa pensano davvero. Almeno le altre principesse sono sincere. Molly sta al gioco per non ferire i sentimenti della mamma. La bellezza è tutto. La bellezza di Molly ancora di più. Lo specchio della mamma è molto speciale. Riesce a percepire la bellezza della persona che lo guarda. Il nuovo taglio di capelli della mamma le dona molto. E Molly finalmente può mangiare le mele. Le favole sono così interessanti. Ma ora Molly ha sonno. Domani dovrà svegliarsi presto. Ma fino ad allora sognerà nuove avventure. La sua vera mamma è meglio di una mamma immaginaria. Dopotutto non sta cercando di avvelenare Molly. Vediamo un po' di cosa parla la favola di Molly. Nessuno la prende mai sul serio. Esatto, le sorelle di Molly la prendono sempre in giro. Ma lei ha qualcosa che loro non hanno. Sarà anche più giovane, ma è anche più intelligente. E non ha tempo per occuparsi dei problemi delle sorelle maggiori. Mentre Molly è impegnata a studiare, Caroline studia solo il suo trucco. Conosce tutte le marche più famose. È la sorella più trendy del resto. Katie copia sempre Caroline. E Molly deve accontentarsi di qualsiasi cosa le sue sorelle le lasciano. Il più delle volte non le rimane proprio niente. Deve proteggere qualunque cosa riesce ad ottenere, perché non ha praticamente niente. Questo rovinerà il suo umore e anche i suoi piani per la giornata. Da quando i loro genitori sono partiti per le vacanze, Molly è diventata la serva delle sorelle maggiori. Deve fare tutto quello che vogliono. Non importa quanto ci provi, qualcosa continua ad andare storto. Deve solo sperare in un miracolo. A volte però accadono. Anche se Molly non è proprio in una bella situazione. Ogni tanto riesce comunque a divertirsi. Ha sempre voluto essere una pilota. Si vede già sfrecciare su una pista da corsa e vincere trofei a destra e a manca. Ma le sue sorelle non appoggiano i suoi sogni. Dicono che le corse sono pericolose, così ogni volta che ci prova a casa viene multata dal cattivo agente del traffico Caroline. Le sorelle di Molly non fanno praticamente niente a casa, nemmeno quando lei ha bisogno di aiuto, non alzano un dito. Può contare solo su se stessa. Meno male che è molto creativa, ma i suoi piani non sempre funzionano. Però non si arrende. Non importa come la trattano le sue sorelle. In fondo è sempre la più intelligente. Ma stavolta ha fatto male i calcoli. E la gravità, alla fine, ha avuto la meglio. Le sorelle si sono così tanto spaventate che alla fine hanno cercato di aiutarla. Ma Molly non ha bisogno di aiuto. Katie si alza, vuole provare ad aiutarla. Molly è duramente impegnata perché, a differenza delle sue sorelle, non vuole far arrabbiare i suoi genitori. E a volte, mentre pulisce, fa arrabbiare le sue sorelle. Un giorno stava spolverando e il libro ha incasinato la bilancia di Katie, che ha avuto una grande sorpresa. Non è affatto il numero giusto! Molly non ama solo le corse. Adora anche creare gioielli con le perline. È una pausa piacevole dalle faccende domestiche. Ma appena si prende una pausa, le sorelle le ricordano quello che deve ancora fare. Ah, è difficile rimanere positivi quando tutto il mondo è contro di te. Ma dopo la pioggia, c'è sempre l'arcobaleno e l'aspirapolvere può aiutare Molly.
non solo risucchia lo sporco, può anche creare gioielli. Molly vorrebbe già crescere, ma non dovrebbe avere fretta. Questo lasciamolo agli adulti. Tuttavia non vuole rinunciare alla sua preparazione e parte della sua preparazione sono i giocattoli. Mentre Molly è impegnata a pulire, le sue sorelle sono impegnate a pianificare una festa. Lo scopo della festa è sedurre Nick. È un ragazzo sexy e timido della loro scuola. E Caroline e Katie sono ossessionate da lui. Litigano spesso per lui e hanno anche fatto una scommessa per vedere chi otterrà la sua attenzione per prima. Ma Nick è un ragazzo difficile e non sarà facile per loro. Caroline e Katie stanno facendo tutto il possibile per ottenere l'attenzione di Nick e quando lui trova una cuffietta persa decidono di fare qualcosa di nascosto per passare un po' di tempo con lui. Ma la scarpetta di vetro, la cuffietta, non va bene a nessuna delle due. Nick si insospettisce e se ne va e finisce per imbattersi accidentalmente nella vera cenerentola del mondo degli auricolari senza fili. È Molly! Molly, questa volta è stata molto fortunata. È riuscita persino a ballare con il principe. Ma quando scocca la mezzanotte, tutte le cose belle finiscono. Ora però Molly ha un desiderio. Vorrebbe che Nick scegliesse solo lei, anche se per ora è solo una donna delle pulizie. E deve pulire dopo la festa. Le cose non saranno ingiuste per troppo tempo. Fortunatamente per lei riceve una visita da... non dalla sua fata madrina, ma da creature magiche con il potere di cambiare la sua vita. Mamma e papà sono tornati in anticipo dalle vacanze e hanno capito cosa sta succedendo. Ora saranno le sorelle maggiori a dover pulire e Molly sarà la principessa. Mentre le sorelle sono impegnate nei lavori domestici, lei si rilasserà. Ti è piaciuto il nuovo video? Allora metti un like e iscriviti. E mi raccomando, commenta la tua parte preferita.